Un batterio misterioso si aggira per l'Europa, è trasmesso da un piccolo insetto che attacca gli alberi di ulivo della Puglia, disseccandoli fino alla morte. Questo batterio attacca solo gli ulivi, ma c'è chi teme che un giorno la xylella possa arrivare pure alla vigna e là sarebbe il mondo del vino in pericolo. Allora, come difendersi? Abbattere gli alberi di ulivo e sostituire queste piante centenarie con nuovi, giovani alberelli? O cercare soluzioni naturali? Abbiamo chiesto a Paolo De Castro, un deputato pugliese, ma anche un professore di agronomia. Allora, onorevole De Castro, abbiamo tante domande che le faremo ascoltare subito, ma intanto ci può dire cosa l'Europa sta facendo per combattere la xylella fastidiosa, questo batterio micidiale che uccide gli alberi di ulivo? L'Europa sottostà alle leggi internazionali decise in sede FAO che obbligano tutti gli stati, l'Europa inclusa, ad applicare norme molto rigide per evitare la diffusione di questo batterio. Non c'è l'obbligo di eradicare tutte le piante all'intorno ai 100 metri della pianta infetta, che sarebbe una cosa molto molto dura, perché una cosa è eradicare una pianta infetta che è destinata molto probabilmente a essiccare, una cosa è eradicare una pianta sana, e questo fortunatamente c'è un'eccezione. Allora, le faccio ascoltare subito la prima domanda che viene da un sindacato francese. Sappiamo come i francesi sono molto preoccupati per un eventuale contagio alla vite. Bonjour, cher Paolo Di Castro. Quelles seraient les compensations possibles pour des producteurs impactés, puisque c'est un risque évidemment qui peut se propager ailleurs que dans les zones concernées. Merci. La sottospecie Pauca, Xylella fastidiosa, sottospecie Pauca, attacca l'olivo, non attacca né la vite né gli agrumi. E questo lo dice noi attraverso le prove di inoculo che la Regione Puglia sta facendo fare all'università, ai centri che se ne stanno occupando, all'istituto fitopatologico, prove di inoculo che già hanno dimostrato che la sottospecie Pauca non attacca la vite. Ora l'Unione Europea sta chiedendo ulteriori ricerche, ma allo stato attuale non abbiamo nessuna evidenza scientifica, così dicono gli esperti, che questa sottospecie attacchi la vite e l'olivo. E questo è il motivo per cui noi diciamo che è sbagliato includere la vite e gli agrumi all'interno delle specie a rischio, perché questa sottospecie di Xylella fastidiosa non attacca le varietà, non attacca la vite e non attacca gli agrumi, attacca invece l'olivo e alcune altre varietà di prunus. Prossima domanda. Ci troviamo nella zona castellana, epicentro del focolaio Gallipoli. Come potete ben notare, dietro alle mie spalle ci sono degli alberi d'olivo curati e altri non curati. E la differenza si nota a vista d'occhio. Abbiamo chiesto da circa 2 anni l'apertura della ricerca a 360 gradi, una ricerca multidisciplinare. Ad oggi la Regione Puglia ha chiuso le porte alla ricerca. Le uniche sperimentazioni empiriche sono state quelle effettuate da Spazi Popolari. Allora, ci sono degli agricoltori che sembra stiano salvando i loro alberi con metodi naturali. Lei ci crede a questi metodi alternativi? Bisogna fare qualsiasi cosa per evitare l'eradicazione. Credo che nessuno voglia eradicare un solo albero di ulivo. Però dobbiamo essere certi che non si tralasci nulla per evitare che questa maledetta malattia, questo batterio, si espanda in altre zone. Quindi la prima certezza, ed è una delle regole dei patogeni della quarantena, è bloccare l'espansione della malattia. Noi dobbiamo essere certi di bloccare l'espansione della malattia. Dopodiché, all'interno della zona infetta, quando siamo certi che non cammina più, che non avanza più, perché purtroppo in questi anni ha avanzato, perché la malattia era nata proprio lì a Gallipoli, poi dopo adesso si è estesa nel resto della provincia di Lecce, adesso addirittura abbiamo dei focolai a Brindisi, domani potrà arrivare a Bari e magari anche in Francia o in Spagna o in Grecia. Quindi la prima cosa è bloccarla, e per bloccarla dobbiamo mettere in atto delle regole molto severe. Dopodiché, all'interno della zona infetta, bisogna fare tutte le ricerche possibili, immaginabili, per garantire la salvezza, se mai si trovasse, di questi alberi ed evitare la radicazione. Esattamente come la decisione comunitaria prevede, trovare forme di convivenza con la malattia, dice la decisione comunitaria. L'ultima domanda viene da Coldiretti. Onorevole De Castro, le volevo chiedere, a suo avviso, quando sarà possibile poter sperimentare nuove varietà di olivo nell'area del Salento? Per noi è importantissimo poter immaginare un futuro nuovo con un'olivicoltura nuova e rinnovata nel Salento. Quando questo sarà possibile, a suo avviso?
piano. Quello che può essere il mio auspicio è che si faccia al più presto, anzi è una delle prime cose che all'inizio avevamo detto, all'inizio di questa vicenda, è di sperimentare subito su tutte le 1500 varietà di cultivar di olivo per capire anche quale sono le cultivar più resistenti e meno resistenti a questo patogeno. Quindi col diretti domanda in pratica di modernizzare la produzione. La preoccupazione è il futuro, no? Se oggi c'è il blocco anche degli impianti. Oggi chi volesse impiantare un oliveto non lo può fare nel Salento, perché è vietato, è perché finché non siamo certi che le varietà che vengono impiantate non sono oggette nuovamente di malattia, quindi il problema è davvero grave, io mi auguro che lo si faccia subito, però prima dobbiamo bloccare la malattia, dobbiamo essere certi che non avanzi. L'ultima domanda, se posso, c'è anche questo dibattito filosofico tra chi vuole difendere questi alberi secolari, così belli ma anche forse più deboli per difendersi da malattie, e chi vorrebbe invece sostituirli con alberi più giovani e più produttivi. Lei che ne pensa? Stiamo parlando di monumenti, stiamo parlando di alberi che hanno addirittura in alcuni casi nella Valle d'Itria più di 1000 anni. Il problema è sempre quello di come unire alla qualità anche la capacità organizzativa di una commercializzazione che sappia ripagare. E poi comunque abbiamo tantissime aree nel Salento che possono essere investite a oliveto moderno e specializzato, senza bisogno di estirpare gli alberi e gli olivi secolari, che sono parte della nostra storia e del nostro paesaggio. Paolo De Castro, grazie. Grazie a voi.